Si apre al Palazzo delle Arti di Napoli la mostra 8 è il numero perfetto, l'installazione itinerante che rientra in un progetto cofinanziato dall'Unione Europea e sviluppato dalla ONG Laici Terzo Mondo, in collaborazione con il Comune di Napoli, Servizio Cooperazione Decentrata, Legalità e Pace. Un percorso in cui i ragazzi sperimenteranno le problematiche degli squilibri tra nord e sud del mondo, conosceranno gli obiettivi del millennio, definiti dall'ONU nel 2000, e scopriranno come ciascuno può contribuire a raggiungerli. Postazioni video, audio, infografica, pannelli multimediali e fotografici, disegni per invitare a riflettere attraverso il gioco e l'interattività. Un'idea di formazione aperta a altri linguaggi, come è il caso della mostra interattiva che viene presentata oggi. Non esiste alcuna discontinuità tra questo e quello che dovrebbe essere una buona scuola. Così non esiste alcuna discontinuità tra la formazione che la scuola dovrebbe dare ai cittadini costruttori di futuro, diciamo, e tutti i programmi legati allo sviluppo, i programmi della cooperazione internazionale legati allo sviluppo. Sono state coinvolte inoltre l'Università Orientale e le scuole partner del progetto, oltre alla partecipazione di una delegazione del Benin, funzionari, professori, intellettuali e giornalisti, tutti impegnati sulla realizzazione degli obiettivi del millennio. Perché mettere insieme linguaggio visivo, linguaggio artistico, linguaggio audio, video, quello che i nostri ragazzi fanno spesso troppo fuori dalla scuola e non abbastanza dentro, mettere insieme questi due aspetti, cioè un nuovo, un rinnovato interesse per il linguaggio, un rinnovato interesse per le competenze di cittadinanza, tenere in rete la virtuosità delle iniziative promosse da associazioni, da ONG, dall'università, dalla scuola e da tutti gli enti e le associazioni che lavorano nel mondo della cooperazione, tenere in rete è il compito primario di un ente locale che parla all'intera cittadinanza.